Ciao stelline, bentornate sul canale. Oggi creerò i personaggi dei cartoni qui su Tokaworld. L'altra volta avevo finito di fare le Super Hero Girls in versione normale. Ho deciso di non farle nella loro versione supereroine perché è troppo difficile. Poi vorrei andare avanti con altri cartoni. Poi magari tornerò indietro a farle. Se volete, dovete scriverlo nei commenti. Oggi ho pensato di andare a fare i personaggi di Akata dei Loud. Comincerò dalla più piccola alla più grande. Quindi la prima è Lily. Facciamola piccola. Ok, metterei questi. Bocca. Lei ha solo un dente quando sorride. Quindi metto questa. Naso, metto questo. Poi sopracciglia. Sono un po' troppo sottili. Queste vanno bene. Le metto gialle, poi le lascio il pannolino perché lei è solo quello. Capelli anche gialli, no, questo non va bene. Lei è pelata, insomma solo un ciuffo di capelli. E se non sbaglio qui c'è questo oppure questo, ma però è un ricciolo. Poi c'è questo. Metterei questo, secondo me va bene. Quindi ecco Lily di A Casa dei Loud. Dopo di lei c'è Lisa. La lascio di sempre di questa altezza. Gli occhi a occhi. No, allora no, perché non c'è abbastanza roba. No, allora la metto così. Occhi. Per lei metterei questi, sì. Bocca. Questa va bene, sopracciglia marroni, capelli anche marroni, lei ha un caschetto, vediamo se qui c'è, eccolo qui, ok, questo va bene. Come vestiti, lei ha una maglia delle maniche lunghe verde, un pantalone tipo rosso inglese e scarpe marroni. Vediamo se c'è qualcosa del genere nelle felpe. Alla fine gli ho messo questo perché questo non era male, però non è a cerniera. E poi questo sembra tipo un beige. Poi lei ha degli occhiali rotondi neri da vista. Ok, questi vanno bene. Ecco Lisa Loud. Poi dopo di lei non so bene se c'è o Lola o Lana. Quindi io faccio prima Lana. Allora lei la lascio anche alta così. Non ha gli occhiali. Occhi, metterei. Non so se questi o questi. Secondo me questi vanno bene. Poi bocca. Secondo me quella va bene. Poi sopracciglia gialle. Scusate, c'è un po' di casino fuori. Aspettate, se no non si vedono. Ok, così va bene. Capelli anche gialli. No, aspetta. Così va bene. Lei ha delle code basse, quindi io metterei l'acconciatura che hanno. No, queste sono troppo lunghe. Devo mettere l'acconciatura che hanno Anna e Samantha perché mi sembra l'unica. Eccola qui. Lei ha una salopette blu con sotto una maglia un azzurro scuro e un cappello rosso girato all'indietro. Vediamo un po' se c'è qualcosa. Secondo me questa salopette semplice è la migliore. Poi cappello rosso all'indietro. C'è questo e questo. Preferisco questo, un rosso più bello e poi sì. Quindi ecco Lana Loud. Adesso facciamo Lola Loud. Allora, togliamo questo. Visto che siamo qui, vedo se c'è la sua coroncina. Perché lei ce l'ha, ecco, come questa. I capelli e sopracciglia sono quelli, gli occhi metterei questi, bocca metterei questa. Poi lei ha dei lunghi capelli sciolti, sono simili a quelli di Lenny. Così secondo me questi sono i migliori. Poi lei ha un lungo vestito fucsia che è anche lungo da dietro. Vediamo un po' cosa c'è tra i vestiti.
ho messo questo perché arriva fino ai piedi e poi lei ha anche una collana, non è come quella, però almeno ha la collana. Adesso facciamo Lucy, che è quella dopo di lei. Allora, occhi, questi, naso, aspettate, però li faccio una pelle molto. Ecco, gli ho messo una pelle un po' più chiara. Gli ho messo questa bocca, poi sopracciglia nere, capelli anche neri. Poi lei ha i capelli, più o meno un po' dopo le spalle, e ha tutta la frangia sugli occhi. Vediamo se c'è qualcosa di simile qui. Ho deciso di mettergli questo perché almeno copre bene gli occhi e non è troppo lunga, perché altri avevano tipo i capelli mossi o non coprivano proprio bene tutti gli occhi, e quindi questa va bene. Poi come vestito, cioè come outfit, lei ha una maglia nera, un po' lunga, con pantaloni bianchi a righe nere, le maniche sono anche bianche e nere, con le righe nere, e scarpe nere. Vedo cosa posso fare. Ecco, ho trovato solo questo con le righe bianche e nere, così insomma, pensavo che fosse simile. Quindi ecco Lucy Loud. Lei era l'ultimo personaggio del giorno. Spero che vi siano piaciuti, li ho fatti abbastanza simili a quelli del cartone. Ditemi tutto nei commenti. E qual è il vostro personaggio preferito di questo cartone? Non dimenticatevi di iscrivervi, lasciare like e se vi va condividete anche il video. Ci vediamo alla prossima. Ciao stelline!